cuore da sciar figliola, fa lo come se viaggia l'ore, fricchetta lo cuore ma fa, sola sola tu dozzo sta. Signorina, bevete caffè, latte, vino, l'uncine, sistemine, paralina, quando dama la signorina. E lo padre di sta migliora, fa lo commesso viaggiatore, tricchetta, lo cuore non fa, sola, sola, de pozzo sta, de pozzo sta. Te la ricordo di cinque pari, adesso con le danze già. Crescisce che si vede la parete, la fai durà. E sapendo che si può fare se ci stai a fare. Te la roba sa che non ti rende faccia più gloria. Che indosso è il vestito da cerimonia della donna sposata ed è quello che la donna indossava anche il giorno del matrimonio dopo la cerimonia della chiesa. Entrava in chiesa con il fazzoletto e usciva con la mappa. Il simbolismo particolare del nostro costume riguarda soprattutto due pezzi. Il davanti, che è il grembiule ricamato in seta, che ha sempre come caratteristica il ricamo che richiama abitanti del cielo tra angeli e uccelli, e questo sempre per funzione apotropaica, no? Gli uccelli e gli angioletti proteggono l'aria dal malocchio, quindi da qualunque forma di attacco maligno. E invece poi abbiamo l'elemento dietro, che è la mantera, questa fatta di una francia colorata, che protegge la parte di dietro della donna. Come vede, il ventre della donna che deve accogliere la nuova vita viene protetta. La mantera sembrerebbe che abbia il ruolo di proteggere, perché il male prima di colpire doveva contare tutti i fili dei vari colori, per cui poi, siccome erano tanti, perdeva il gusto e rinunciava. Quindi la donna era protetta. Questo quindi è il vestito della donna. Gli uomini invece hanno vestiti un po' più semplici. Il vestito dell'uomo è semplice ed è molto simile in tutti i paesi del Molise, ma anche dell'Abruzzo. Quello che portano i nostri ragazzi non è un costume originale, mentre le nostre ragazze hanno tutti i pezzi originali. Noi siamo un museo, perché ogni ragazza porta il vestito, per cui sono anche abbastanza logori alcuni, perché gli anni passano e la seta, e non siamo in grado di restaurarlo, perché è seta proveniente da San Leucio e ci costerebbe tanto restaurarlo. Forse un giorno riusciremo a guadagnare tanto da poterli restaurare tutti. Oggi c'è solo un vestito da uomo originale in scena, indossato da uno dei suonatori, e il vestito originale dell'uomo ha il panciotto ma anche la giacca, ed è di una lana molto pesante, fatta a mano, quindi tessuta a mano, quindi molto grossa, e che per i ragazzi sarebbe stato impossibile indossare per poter fare i balli. Gruppo di giovani, come è composto? Quanti ne siete nel gruppo Le Bangale? Noi siamo 35 elementi, ci sono i giovanissimi che vanno dai 18 ai 20 anni e poi ci sono la vecchia generazione. Io personalmente sono 28 anni che sono il gruppo, quindi sono entrata che ero una bambina e sono cresciuta. Il nostro suonatore Gianni Di Biase, che è anche l'arrangiatore della maggior parte delle nostre musiche, fa il compleanno con il gruppo, perché lui ha iniziato nel 75 ed è ancora qui con noi a fare lo spettacolo. Lo stesso uno dei chitarristi, il dottor Niro. Quindi c'è la generazione, noi siamo la terza generazione. Tenga presente che io ho avuto nonno che andava in giro negli anni 20, come le ho raccontato, ho avuto mia zia e mio papà, adesso sono io e ci sono anche le mie figlie, quindi c'è anche la quarta generazione. E così anche per altre persone, sono le terze e le quarte generazioni di chi negli anni 20 ha iniziato questo cammino. Un bel percorso, storia che va avanti,
che ha portato Baranello a farsi conoscere non solo in Molise, ma appunto in giro per l'Italia a partire dal ventennio fascista. Stasera i presenti come saranno deliziati? Stasera il nostro percorso sarà la rivisitazione, ecco, della storia d'amore di una donna dell'Ottocento, e quindi partiremo dall'incontro, dal fidanzamento, poi ci saranno i rituali del trasporto del corredo e del matrimonio, e poi il circolo si chiude con, tanti anni dopo, le signore sposate che tentano di combinare matrimoni tra i figli, e il tutto rinizia e si ripete. Quindi canti, balli, poesie. Sì, canti, balli, poesie in dialetto. Non ci resta che noi vederlo stasera e telespettatori seguirlo a casa nelle puntate di Viaggio in Molise. Bene, mi auguro che sia di vostro gradimento. Guardo come fosse ieri, arrivato Sosma, zista, zista, con una cesta rossa rossa, dentro ci stava un bangale e la mandera, piena di colore, ma vestiente di tutto punto, un bangale innanzi e la mandera a rete, e già, chi lo colore, me vanno a proteggere dalla cattiveria, dall'ammidia, perché dopo un matrimonio lo comune, Peppaniello non se lo può pigliare più nessuno. Però Peppaniello non si è presentato, la mamma non lo svegliate. Io mi facevo trovare vicino alla fontana e le dicevo: Peppanie, tu mi sei mandato l'ambasciatore, Peppanie, tu mi sei compromessa, e io tengo a salvare l'onore. E loro rompiamo in capo la cucchiarella. Ma che la botta, la peschiarata la cervella. Mo siamo sposate e teniamo sto bello maglione. Non poteva mancare a questa serata Vincenzo Niro, che non è, diciamolo, in qualità di presidente del consiglio regionale, ma in qualità di cittadino di Baranello e tanti anni fa anche membro del gruppo Le Bangale. Sì, beh, insomma, risale a un po' di anni fa, non lo dico per l'età, però ho vissuto l'esperienza di appartenere a un gruppo quale quello di Baranello delle Bangale, che ha fatto un percorso eccezionale. Mi è dispiaciuto lasciarlo nel lontano 73 dovuti a problemi di famiglia, di salute di mia madre. Allora ho abbandonato quell'esperienza, che avrei continuato con tanto entusiasmo, lo stesso entusiasmo che ci hanno messo tanti miei paesani, che hanno portato a questo livello, che non è più un semplice gruppo folcloristico, ma invece è una compagnia di cultura popolare, cioè quella compagnia che non solo attraverso il ballo, le canzoni, ma attraverso la ricerca storica sono riusciti a difendere l'identità di un popolo, del popolo baranellese, e mi auguro che attraverso questa ricerca possano continuare in questo spirito per difendere anche i confini dell'intera regione molisana, la difesa dell'identità di un popolo. Appunto, l'identità di un popolo. Baranello è un piccolo paese del nostro Molise, ma con questo gruppo che ha tanti anni e soprattutto stasera festeggia i 40 anni di uno spettacolo. Abbiamo visto tre generazioni, tanti altri bimbi, forse la futura generazione, la quarta generazione di questo gruppo, far crescere Baranello e il nostro Molise attraverso la cultura e la storia. Questo testimonia anche quanta ricerca e quanto lavoro c'è dietro, ma soprattutto quanto coinvolgimento, perché può sembrare un passaggio nel tempo, rivivere quei momenti e vedere nell'attualità quello che è la storia di un popolo dell'intero Molise, ma ribaltata a tutto il Molise. Io credo che c'è un entusiasmo altissimo, e anche le nuove generazioni che ci tengono molto. Vedete, la cultura popolare e l'identità di un popolo deve essere conservata, a tal punto che noi il prossimo mese andremo con i nostri corregionali all'estero, con i tanti molisani nel mondo. Considerate che oltre 1 milione di molisani sono sparsi nel mondo.